Carmignano rivuole lo sportello di ascolto del centro antiviolenza Lanara. Chiuso nel 2013, lo sportello decentrato è stato aperto solo un anno, ma 12 mesi sono stati sufficienti ad aiutare almeno 2 donne vittime di violenza nel territorio. Ora la cittadinanza ha deciso di attivarsi con un ricco calendario di eventi per raccogliere fondi che consentano di riportare il servizio nel comune. Si parte da una serie di cene di solidarietà. Una serie di cene, la prima il 27 marzo presso il circolo 11 giugno, ma hanno aderito anche tutti gli altri circoli del territorio. Ma non è solo questo, perché i genitori delle scuole hanno realizzato una maglietta, per cui le mamme venderanno questa maglietta in tantissime occasioni. La forte volontà dei carmignanesi di riportare lo sportello nel paese è sintomo di una cresciuta sensibilità e consapevolezza, merito anche del lavoro svolto dalla classe politica femminile nel portare la tematica della violenza sulle donne al centro dell'interesse dell'opinione pubblica. Grazie anche al lavoro politico delle donne in tutta la provincia di Prato, le persone sono arrivate ad un concetto della violenza consapevole e sono sensibilizzate al fenomeno, se no non si potrebbe alzare e muoversi così spontaneamente e fare un'iniziativa per la raccolta fondi, perché a Carmignano si vuole di nuovo lo sportello. Ed è proprio alle donne e al loro impegno politico che si appella il sindaco di Carmignano. Dovrebbero partecipare di più anche alla vita politica, secondo me.